Il Delta che fa in questo inizio del 2012? Il Delta oggi si è presentato qua in mostra convegno con la possibilità di promuovere le attività che vengono erogate a tutti i soci, i servizi che vengono erogati ai soci, in quanto abbiamo migliorato moltissimo nella trattativa commerciale, definendo bene quello che è il ruolo di Delta e quello che è il ruolo dei gruppi regionali. Infine, la cosa molto importante di Delta in questo momento è che si sono aggiunti nuovi soci, un nuovo socio è partito nelle Marche, quindi abbiamo messo una bandierina anche in una nuova realtà regionale e soprattutto diciamo, il centro-sud ha un'attività molto molto importante. Ci sono trattative aperte sia in Sicilia che in Sardegna e contiamo insomma, che entro la fine dell'anno ci possano essere veramente piacevoli sorprese anche sotto quel punto di vista. Qui in mostra convegno ci siamo presentati per promuovere non solo le attività di Delta ma anche Delta Academy, che è il portale rivolto agli installatori per dare informazioni a livello di normative, di formazione e informazione, e nel contempo poi abbiamo dato vita insieme a una collaborazione con Mostra Convegno a un torneo di calcetto che vede tutta la filiera interessata. Ecco, e tra poco poi il centrale appuntamento col Festival dell'Installatore, che quest'anno è il numero? Quest'anno battezziamo il numero 5 del Festival dell'Installatore, che sarà il 26 di maggio sempre a Pesaro, dove il nostro direttore artistico Fernando Proce ci riserverà delle piacevoli sorprese. Una sorpresa l'avremo anche invece a livello tecnico per l'Osservatorio Nazionale dell'Installatore, che abbiamo commissionato al CRESME, quindi all'architetto Bellicini, dove stiamo avendo veramente delle informazioni molto molto importanti, utili per il proprio lavoro a livello di distribuzione, a livello di appartenenza a Delta, ma ritengo anche molto utile sia per la produzione e soprattutto per quanto riguarda l'installatore.